Da qualche mese sono apparse nella nostra città le telecamere per la videosorveglianza, piccole, compatte, colore bianco, certamente di ultima generazione. Sono state posizionate da mani esperte in vari punti strategici, incroci, rotonde, nel centro storico. La videosorveglianza è l'aiuto tecnologico alla polizia locale che da sempre è sotto organico e quindi fa fatica a seguire tutto ciò che accade in una città come la nostra, che è in costante aumento di automobilisti in entrata provenienti anche dai vari comuni limitrofi e dall'Alta Puglia. Con la videosorveglianza verranno sanzionati gli automobilisti indisciplinati, diversi a dire il vero, coloro che imboccano divieti o che lasciano la propria auto in divieto di sosta o peggio di fermata. Con le telecamere si possono catturare e quindi registrare le azioni di chi commette reati contro il patrimonio o di chi, per fortuna pochissimi casi da noi, delinque contro le persone. Con la videosorveglianza c'è poi un altro vantaggio per la comunità, quello che almeno all'inizio darà un valido contributo economico alle casse comunali. Più sanzioni, più entrate. Poi, col passare del tempo, quando tutti ci saremo adeguati alla presenza delle telecamere e saremo diventati cittadini modello, gli effetti saranno quelli di una città più ordinata e pulita, meno sanzioni, ma molta più civiltà. Detto tra noi, dipendesse da me, metterei in ogni angolo della città le telecamere, anche se questo sa tanto di Grande Fratello, i benefici sarebbero immensi. Davvero utili le telecamere bianche e compatte. Peccato però che è già un po' di tempo che ci sono e non si sa ancora quando entreranno in funzione.